Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Orribili Giochi. Oggi che gioco giocheremo? Oggi andremo a caccia. The Hunt in the Forest. Questo è il gioco preferito di Sasso. Ah, questi sono i giochi che piacciono a me, fatti con Unity. Allora, prima cosa, il menu molto carino. Gioca, armi più, informazioni. More, vediamo more. No, vabbè, no. Vabbè. Allora, vi ricordo che stiamo usando una 2070 Super, giusto per farvi capire le performance che avremo in questo gameplay. Vabbè, andiamo su play. Gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza. Simulatore di lavatrici, ragazzi. Ma che sta succedendo? Premi play. Ah, ok. Era tipo un imbroglio. Facciamo il primo livello. Devo cacciare due stags. Cervi, vabbè, sì, perché si vede, insomma. Play. Ok, diciamo che le animazioni sono davvero realistiche. Non mi posso muovere, quindi con WASD non succede nulla. Ah, ma c'è il tempo. 7. Povera bestia. Dov'è l'altro? Mi ha ucciso zero. Allora, abbiamo perso. Non avevo visto che c'era il tempo. Somebody. No, dai, la grafica che appare con lo zoom. Sparisce tutto. Fai lo zoom. Forse è che i suoi occhi non sono in grado di vedere il mondo. Okay. Però attraverso la lente del fucile da cecchino, gli appare il mondo. Allora, appare nei dettagli, no? Ma per esempio, gira qua. Fai vedere un albero vicino, senza lo zoom. Sarei in grado di vedere i dettagli di un albero così vicino. Prova a zoomarlo. Adesso appare nei dettagli. Game over. Ok, allora proviamo a finire questo benedetto livello. È uno, l'altro da lontano. Ah, così, guardalo. Ma porca. Ma non lo vedo più. Vai, no scope. Ah. All around me are familiar faces. $25. Cioè, immaginate voi colpite uno e vi danno i soldi. Ma dov'è l'altro? Ah! 2-2. Game win. Headshot 0. Ah, pure headshot. Poveri animali, mamma mia. Ah, la matrice adesso si è calmata un po'. Ok, wow. Secondo livello. Ma come dovrei vedere? Ragazzi, non vedo niente. 14 secondi, che cosa devo fare? Ah, equip light goggles. Come si fa? Non mi ha detto. Prova lei. Con CTR le spara. No, probabilmente è stile Battlefield che aspetta. Non ti dice i comandi. Clicca qua. E come faccio a cliccare là? Oh! Bisogna cliccare sull'icona, ma se tu miri, come fai a cliccare sull'icona? Però in questo gioco è possibile, perché non si sa, però è possibile sia usare il mouse che la... Allora, quindi per fare... Ecco, ma abbiamo sparato in cielo perché il gioco non ha detto guarda c'è questo tasto per poter mettere la Night Vision, no, devi premere col mouse. Poi, ma è impossibile sto gioco. Ma spari granate o... No, tipo, oh Peppi, ma che stai facendo? No, sto attivando il Night Vision. Il Night Vision, boh. Immaginate Splinter Cell dove per attivare la visione notturna dovete sparare io. Ma vabbè. Ma dove... Cioè, come si upgrada quest'arma? Ti giuro che non stiamo scherzando. No, quanto è brutto sto gioco! Allora, questi animaletti... Preso! Headshot pure. Comunque, Night Vision non funziona per me. Siete quasi niente, tutto troppo verde, proprio... Poco sfumato, cioè non c'è distinzione tra i vari livelli di verde, non si capisce bene. Più che una visione notturna sembra
vomito su lenti. No, esatto. No, non si capisce niente, non si capisce bene. Sì, ma non è che ti aiuta a vedere durante la notte, anzi. Upgrade weapon tua mamma. Io come faccio se mi dai così pochi soldi? Cioè, praticamente devo fare tante volte il livello 1. Aspetta, allora, facciamo così, mo faccio diverse volte il livello 1, ok. E poi, una volta che ho upgradato l'arma, vediamo. Una volta che perdete, cioè, lui va. Va. La matrice si muta. Devo dire che però perlomeno c'è il colpo che scende. Sì, tipo Battlefield. Tipo Battlefield. Ma guarda quei proiettili come fanno, cioè rimbalzano sul terreno. E upgrade weapon. Ma che cacchio! I proiettili rimbalzano sulla terra, sulla terra. Guarda, hai visto il proiettile che rimbalza a terra. Oh, ma che... No, vabbè, ma non è impossibile. Cosa che te guadagna da 1065? Ma 1065 ce ne servono 4000. Posso mai farmare sempre i cervi quei due qua? Ragazzi, questo gioco è stato bellissimo. Riprendiamo la registrazione perché Marco ha scoperto... Ho scoperto un bug bellissimo. Ha scoperto come mi trae... Sta registrando il computer? Sì. Aspetta, no. No. Ah, siccome che con Q li cambia arma, possiamo fare così. Adesso sto gioco diventa interessante. Finalmente un po' di divertimento. Dai, spamma. No. Che cacchio è? Facciamo così, io premo l'acqua e tu spari. Ma non va più, perché? Aspetta, vai. Ma perché fa così ogni volta? Mira prima i... Vai. Forse devi ricaricare. Dopo un po' di tempo. Uno, l'ho preso. Aspetta, fallo ricaricare. Vai. Dai. Dai. No. Dov'è? Dove sono? Vai. Eccoli là, eccoli là. Oh, uno preso. Sì, preso anche il secondo. Oh. Sì. Questo è come si superano i livelli dei giochi rotti. Vediamo il terzo. Ah, finalmente siamo tornati di nuovo. Anzi, più ha detto migliorate la vostra arma per superare facilmente il livello. A me sembra che questo livello sia ancora più facile e facente. Vabbè. Quello di prima era difficilissimo. Perché non ce ne ho. Allora, pigniamolo, lo pigniamo sto gioco. Non bisogna neanche limitare uno scopo così. Ah, devi farne tre. Oh, ecco qua. Ecco qua. Che ci va? Ah, ecco qua. No, è tornato. Ecco, è tornato quello difficile. Ma cioè, alla fine ci sono solamente due livelli. Ma non devo ottenere quattro. Che vuole, sempre in 20 secondi. Ragazzi, io penso sia la fine, ecco. È stato bello. Seguiteci per altri video come questi. Faremo altri video con questa rubrica Orribili giochi. E niente, ci vediamo al prossimo video. Buonanotte.